Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Norma D'Alessio, che sta per presentare il suo libro dal titolo Arminio e Arminio, Marlin Editore. Come mai la scelta di una biografia su Franco Arminio? Sicuramente un poeta conosciutissimo, amatissimo, ma chiedo a te, come mai proprio Arminio? Perché io ho avuto un incontro travolgente con Arminio alcuni anni fa. Lo conoscevo poco e invece poi lui è venuto a Sanno per ritirare un premio. Quella è stata la prima volta che l'ho visto. Sono stata molto attratta dalla sua forza, sia poetica che di comunicatore, e da lì è iniziato un percorso che poi mi ha portato pian pianino a scrivere questo libro su di lui, che non ho deciso di scrivere, non c'è stato un momento in cui ho deciso di scriverlo, però mi ci sono trovata, sembravano quasi degli appunti e invece poi man mano. E c'è una parte biografica, ma non è tutto biografia, come ben sai, ci sono 5 sezioni, la prima sì è biografica. Se dovessi definire la poetica di Arminio, di Franco Arminio, quali aggettivi utilizzeresti? Cosa effettivamente ti ha preso di più? Perché so che tu sei un'autrice, hai scritto tanti libri, anche poesie, quindi c'è qualcosa di particolare nella sua poetica, oltre al personaggio, sì, che ti ha presa? Sicuramente il civismo. Il civismo, perché Arminio, che non nasce in rete, nasce molti anni prima, è un poeta che ha fatto delle battaglie, delle lunghe battaglie civiche, e che è spinto, anche se la sua poesia non è una poesia precipuamente civile, ma indirettamente lo è, perché è spinto da un grande interesse per il civismo e per la paesologia. Infatti lui è da 20 anni è un paesologo. La paesologia, a parte Celati, nasce con Arminio. Cosa tu hai detto, l'hai incontrato personalmente? Possiamo dire sicuramente che è un autore, un poeta al di fuori di ogni schema, anche perché sì, c'è la possibilità per chiunque. Subito sono andata su Facebook a guardare e mi sono trovata un numero di cellulare che ho detto è possibile, incredibile, pensavo fosse uno scherzo, e invece poi ho iniziato a seguirlo e mi sono resa conto che effettivamente è proprio così. Come ti spieghi anche questo modo di approcciarsi alle persone che nasconde? Sì, è singolare. Infatti durante il Covid lui allora era inchiodato, è stato l'unico periodo in cui è stato inchiodato a casa. Lui si intratteneva le giornate intere con le persone che lo chiamavano. Lui ha reso da sempre pubblico il suo cellulare, perché Arminio, come dico sempre, vuole portare la poesia fuori e vuole portarla a casa delle persone. Lui è dispiaciuto del fatto che in Italia la poesia non sia vicina alla gente. Lui si augura che lo sia sempre di più e quindi va in giro, adesso addirittura va nei bar, va nelle piazze, dovunque, ho visto, dovunque, mettendo anche a repentaglio la sua salute, perché Arminio non è proprio un ragazzino, e tutti questi spostamenti, lui gira in lungo e in largo la nostra penisola, sono molto faticosi. È una persona sì, molto molto singolare, però sta dimostrando che diciamo, le sue teorie, dovremmo dire che insomma, a giudicare dai risultati, non sono sbagliate, perché ha un grande successo. Assolutamente. Una cosa che mi ha colpito leggendo il tuo libro è che tu noti che c'è stato, come spesso accade, un cambiamento nell'approccio alla scrittura. Puoi illustrare meglio, dal tuo punto di vista, qual è stato questo cambiamento nella scrittura del poeta? Sì, perché lui per parecchi anni è stato un poeta che impazziva nella ricerca del verso giusto, limava tantissimo la sua poesia e
la faceva anche migrare, cioè i versi li spostava incessantemente da una poesia all'altra. E invece poi col tempo, queste cose le fa ancora, ma un po' di meno, perché col tempo lui ha voluto proprio tendere al massimo, diciamo, le sue scelte verso la fruibilità della poesia, la semplicità. Quindi diviene sempre più spontanea una poesia che sia diretta e che arrivi alle persone, quindi non ricerca, la sua non è una poesia ricercata affatto, anzi lui non fa mistero del fatto di snobbarla la poesia, che, pur essendo molto puntuale, pur essendo molto colto ed essendo sia nella prosa che nella poesia, questo gli viene anche riconosciuto, sta prendendo dei premi importanti. La sua è una scelta ben precisa, infatti ne abbiamo parlato insieme molte volte e io mi permettevo di dirgli: ma vedi, può venire ancora più perfetta, ma lui diceva: ma non importa che sia perfetta la poesia, non devono essere perfette. Ti faccio l'ultima domanda perché stiamo per iniziare. Per te cos'è la poesia? Allora, intanto è qualche cosa di cui io non riesco a fare a meno, anche perché la poesia mi fa star bene, la mia e soprattutto quella degli altri che io incontro. E non voglio dire che sia, diciamo, che risolva i problemi o che sia taumaturgica, però la poesia è qualcosa che ci mette in connessione con le nostre profondità e quindi io la sento profondamente e invito, per quello che posso nel mio piccolo, gli altri a sentirla, a percepirla. La poesia è un fatto sensoriale, ecco perché dico percepirla, e poi c'è ancora tanto di più che si potrebbe dire. Mi accontento di averti detto questo. Conversare con te a lungo, perché sei molto esaustiva e anche tu molto puntuale. Si comprende che c'è un mondo ricco dentro di te. Del resto il testo che ho letto mi ha fatto capire queste cose, e ti auguro una ottima presentazione. Grazie Claudia.